Radio 1 e le Teche Rai presentano Con parole mie. Oh, dunque, sono le 14:07, 31 secondi. Bentrovati all'ascolto di Rai Radio 1, anche da parte nostra, da parte di Con parole mie. Di che si parla? Queste sono quelle cose, appunto, no, perché Benigni pure ho letto che appunto diceva di che si parla in questo momento. Adesso si parla di Benigni che ha parlato, quindi è un cane che si morde la coda. Il mondo dei media è un mondo rispettabilissimo, è un mondo che ovviamente ha un mondo di grande preminenza e di grande importanza nel quadro della nostra socialità, del nostro vivere sociale. Luca Bernardini in regia, Gottardo Montano al colore dei suoni, Mimì Micocci in redazione con Gigi Fazzi e con Cecilia Mosetti, Patrizia Cavalieri per quello che riguarda i tecnici, i testi, sto pensando. E vabbè, capita, signori, capita. Noi oggi faremo una puntata particolare legata appunto a un fatto di costume, usciremo dal racconto legato a Plinio il Giovane e faremo un po' un... parleremo di una cosa di cui non si sta parlando per niente. In questo momento nessuno accenna a questo di cui si sta parlando. Vogliamo per un momento collegarci con il 1951? Qui Roma, a voi Genova, qui Milano, a voi Cagliari, a voi Torino, a voi Sanremo. Bello, brave, bravissime redazione. Voci originali di annunciatori del 1951 che si passavano la linea da sede in sede, e sto parlando di radio perché era solo e unicamente la radio, anzi come la chiamava Filippo Tommaso Marinetti, la radia. La radio nel 1951, nella prima edizione trasmessa appunto in maniera meccanica, in maniera appunto mediatica potrei dire, che era quella del 29 gennaio 1951 alle ore 22, e la radio trasmetteva il Festival di Sanremo. Questa aveva vinto, trionfato, ma la racconteremo. Questa è Grazie dei fiori, Nilla Pizzi che cantava così. Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. E questa puntata particolare vede debuttare alle ricerche storiche Cecilia Mosetti, del resto lei è archeologa, non mi meraviglia che l'abbia fatta bene, che abbia collazionato bene le puntate. Grazie dei fiori, era il 1951, erano le ore 22 e si fermava l'Italia di fronte alle radio. Né più nemmeno come c'è un telefonino che sta squillando, cioè, ma non credo che sia il mio, non credo proprio che sia, non è il mio, no, c'è un telefonino, mentre, vedete, questa era Radio Verità, qualcuno ha registrato questa scheggia facendo squillare un telefonino. Che volete fare? Fa parte dello stipendio. Sali un po', Nilla, sali. Memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse, con la parola fine. Grazie dei fiori. Mi sembrava strano che cantasse ma magari questa è la diretta, va bene così, non era il mio comunque. Può capitare un'interferenza. 14-12 minuti primi e 8 secondi. Beh, che cosa volete che vi dica? Era il 29 gennaio del 1951 e inizia il festival nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo.
Devo dire che la notizia passò quasi inosservata. Erano gli anni della Guerra Fredda, erano gli anni Truman, erano gli anni del piano Eisenhower, erano gli anni in cui sì, si cercava evasione, erano gli anni della radio soprattutto, gli anni della radio. Qualche anno prima, proprio alla fine della guerra, Amilcare Rambaldi propone, è un signore che è un operatore culturale, propone l'idea per rilanciare il Casinò di Sanremo, che viveva ovviamente a gennaio una stagione stanca, una stagione morta, e voleva, per rilanciare tutto questo, diceva, potremmo fare una gara tra canzoni. Chiamare i cantanti principali della radio italiana, affidare loro l'interpretazione di alcune canzoni e queste canzoni eleggere la canzone regina, la canzone preferita. Com'era quindi la prassi? I cantanti erano quattro ed erano Nilla Pizzi, Achille Togliani, poi c'era il duo Fasano, quindi sostanzialmente quattro voci canore. Loro avevano il compito di cantare, quindi di eseguire le canzoni. Quindi era materialmente un festival basato sulla canzone, perché l'interprete aveva poca importanza. Infatti ognuno di loro interpretava più canzoni e quindi ognuno di loro doveva proporre al pubblico delle canzoni che poi sarebbero state votate. Tutto questo nel Casinò, e presentava una voce storica, epica, mitica della radio italiana, della radio e della televisione, Nunzio Filogamo, morto centenario nel 2002. Mi piace ricordare tutte queste cose piano piano, novantenne. Vincerà Grazie dei Fiori. E queste proprio, siamo andati a riprendere proprio le voci di questi protagonisti di allora, dove la radio faceva da padrone. Ecco, questo è proprio Achille Togliani, un cantante confidenziale, bellissimo, erano tutte le italiane, erano innamorate di lui, e questo che racconta l'idea originale, originaria, di fare addirittura su una nave il Festival di Sanremo. Sentiamo. La prima idea è stata quella di farlo su una nave, che nessuno sa. Poi a un certo punto, giustamente, il Razzi disse, ma come arriverà l'audio quando siamo in pieno oceano? Poteva anche arrivare distorto, oppure col... Allora Pier Busseri disse, perché non lo facciamo da me, che sono il gestore del Casinò di Sanremo? Ecco come è nato il Festival di Sanremo, così. Rose. Che bello risentire questa testimonianza diretta. Quindi, ricostruendo, si pensa di fare questo festival, si dice facciamolo su una nave, costerebbe troppo, si coinvolge il Razzi. Chi era il Razzi? Era Giulio Razzi, direttore dei programmi della RAI. La RAI è stata partner fin da subito del Festival di Sanremo. E Giulio Razzi, peraltro maestro Razzi, era competenza e conoscenza infinita, musicale, non solo. E poi naturalmente Pier Bussetti, che era il gestore del Casinò, in realtà era il presidente della ATA, società concessionaria per il Casinò. Pier Bussetti diceva, allora facciamolo al Casinò, rilanciamo così il Casinò. Ecco come nasce il Festival di Sanremo, e devo dire, non si offenda nessuno, all'inizio era uno dei tanti appuntamenti, anzi nemmeno così rilevante. Sì, si presentano 250 canzoni, 20 ne vengono sorteggiate, vengono affidate a questi quattro cantanti. In realtà lo spirito con cui la RAI partecipa era quello di rilanciare la musica italiana, la cosiddetta musica leggera. E Nunzio Filogamo era il presentatore per eccellenza. Togliamo un mito, sfatiamo un mito. Nunzio Filogamo passa, la sua frase originale era quella: miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. Ecco, non fu mai pronunciata nel 1951, ma è del 1952 questa frase di Nunzio Filogamo, ma lo spiegheremo, lo racconteremo tra poco. 1951, questo è Nunzio Filogamo e questa è la presentazione di Nunzio Filogamo. Non abbiamo l'originale perché gli originali sono tutti quanti perduti, fuorché queste testimonianze retrospettive. Quindi indegnamente cercherò di dare voce io a Nunzio Filogamo, mentre la terza in classifica, al terzo posto, si classifica questa canzone che, pensate un po', soltanto dopo verrà pubblicata, ma lo diremo tra poco. Era questa qui, è che cos'è, il mercato di Pizzighettone? No, dimmi, no, no, no.
Serenata a nessuno, serenata a nessuno. Quindi a questo punto parla Nunzio Filogamo. Signore e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per una eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della canzone con l'orchestra di Cinico Angelini. Premieremo tra le 240 composizioni inviate da altrettanti autori italiani la più bella canzone dell'anno. Le 20 canzoni prescelte vi saranno presentate in due serate e saranno cantate da Nilla Pizzi, da Achille Togliani e dal duo Fasano. Va serenata mia, stasera ad ascoltare non c'è nessuno, ma lei dovunque sia ricorderai i miei baci ad uno. Va serenata al vento, non si può dire addio senza rimpianto. Ed è nel suo tormento, sento che piangerà mentre io canto. Questa era di Walter Colì. Lui cantava, era Togliani, Achille Togliani, con questa rumbaccia sottofondo. E c'è da discutere, c'è da dire una cosa. L'orchestra era per eccellenza l'orchestra della RAI, Cinico Angelini. L'altra era quella di Pippo Barzizza e venne affidato il festival a Cinico Angelini. Pensate che di lì a 1, 2, 3 anni, mi pare nel 53 o nel 54, ma vado a braccio e posso sbagliare, entrerà come consulente musicale a fianco di Cinico Angelini Armando Trovajoli. Quindi immaginate proprio anche i nomi che scendono in campo in occasione di questo Festival di Sanremo, che nasce in sordina e poi diventa invece una cosa possente, potente, importante, diventerà quello che poi ancora è oggi, è il Festival di Sanremo, con la radio protagonista assoluta. Era Radio 1 anche in quel caso, si chiamava Programma Nazionale. Programma nazionale, che era Rai Radio 1, quindi adesso Radio 1 è la radio ufficiale del festival ed è giusto che sia così, perché si è chiuso il ciclo inaugurato nel 1951, che vedeva la radio, Radio 1 e il programma nazionale come prima radio del Festival di Sanremo. Beh, questa serenata a nessuno di Walter Colì vedeva Togliani al terzo posto, ma c'era anche un altro discorso da fare. Pensate, non c'era tutta questa grande attenzione. Quando le canzoni saranno state cantate e vincerà Grazie dei Fiori, passeranno 15 giorni prima che vengano incise su supporto non magnetico ma supporto di bachelite, che era 78 giri. Grazie dei Fiori era un 78 giri. 15 giorni la Fonit Cetra deciderà dopo 15 giorni di pubblicare materialmente su dischi le canzoni del Festival di Sanremo. Tutto un altro mondo rispetto agli anni 60, per esempio, che il minuto dopo che le canzoni erano state eseguite sul palco venivano cantate da tutti quanti e si faceva gara a conoscere le parole, a sapere le parole. Beh, qui abbiamo collocato Nilla Pizzi. Nilla Pizzi ovviamente la regina di quel festival, lei, addio Nilla Pizzi, che ricorda proprio questo primo Sanremo. Sentiamo. Sapere che lei mama e non m'ascolta. Siamo molto preoccupati, anche perché eravamo in pochi a cantare e io cantai 9 canzoni, io da sola, in compagnia del duo Fasano e di Achille Togliani. C'era solo la gloria del festival, le canzoni, i premi. Fiori, in questo giorno lieto ricevuti. C'era solo la gloria in quei festival, solo la gloria. Infatti, tra parentesi, Nilla aveva fatto una carriera nell'Eiar, aveva avuto anche, come dire, un legame forte con Cinico Angelini e era una cantante conosciuta, era la cantante per eccellenza, però devo dire che il grosso del successo le derivò proprio da questa affermazione incondizionata al Festival di Sanremo di quel 1951. Si è discusso molto anche su questo miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate. C'era un concetto che voleva che Nunzio Filogamo esordisse in questa maniera, perché si era reso conto che in fondo alla sala, al salone delle feste del Casinò di Sanremo, la gente fosse distratta e non sentisse e non ascoltasse, non volesse ascoltare e si limitasse a mangiare, a bere, e quindi le canzoni fossero un di più, quasi un arricchimento di un menù.
In realtà non era così, non è mai andata in questa maniera. L'attenzione c'era e Nilla Pizzi in un'intervista successiva tutto questo confermerà con parole sue. Era invece il saluto per eccellenza della radio: buonasera a tutti ovunque, amici vicini e lontani, vicini il pubblico, lontani coloro i quali sono collegati con la RAI, buonasera a tutti ovunque voi siate. Nilla Pizzi cantava, vince con Grazia dei Fiori. In questo punto non abbiamo nessun tipo di testimonianza, mentre sarà proprio Nilla Pizzi, a cui abbiamo dato voce grazie a Valentina Montanari, che racconterà le atmosfere di questo Festival di Sanremo 1951, che fu quello veramente sperimentale, fu quello degli avventurosi protagonisti, appunto Razzi, Pier Bussetti e tutta la squadra di cantanti e la squadra della RAI, perché dopo si industrializzerà. Nel 1955 arriverà la televisione e diventerà Sanremo, Sanremo e Sanremo. Ecco, mentre questa è la canzone seconda classificata, che se non ricordo male era La luna si veste d'argento, che fu cantata sia da Nilla Pizzi che da Achille Togliani, insieme, e Nilla Pizzi racconta le atmosfere di quei primi festival. Il primo festival di Sanremo aveva l'aspetto di una tranquilla festa in famiglia. Non c'era neppure l'ombra della sfarzosità e della grandiosità che lo hanno distinto in seguito e che ancora lo distinguono. Fu uno spettacolo fatto per esperimento e trasmesso in diretta dalla radio, senza però che nessuno gli desse particolare importanza. Infatti noi cantanti non avevamo neppure inciso in disco le canzoni. Baciamoci sotto le stelle, baciamoci senza parlare, al lume di mille fiammelle, e dolce sognare. Quando la luna appare, palpita solo. E questa era l'atmosfera, un'atmosfera di festa di famiglia, quindi anche la leggenda metropolitana in base alla quale sembrava che il pubblico fosse distratto, non seguisse le canzoni, aveva una ragion d'essere, avrebbe potuto avere una ragion d'essere per questo. Ecco, Achille prima, Nilla adesso, e noi sentiamo adesso proprio Achille Togliani, che anche Achille fa da contrappunto alle dichiarazioni di Nilla Pizzi su questa atmosfera familiare di questi primi festival di Sanremo. Sentiamo. Baciamoci. L'atmosfera era, diciamo così, goliardica, perché non pensavamo che fosse una cosa talmente importante. Infatti, a dimostrazione pratica che forse ci credeva il maestro Razzi, Pier Bussetti, che era il gestore del casinò, e Angelini. L'atmosfera tra di noi, diciamo noi tre cantanti, era un'atmosfera molto simpatica, non c'era nessuna invidia. Ognuno, Angelini aveva distribuito i pezzi a ognuno dei cantanti a suo agio, perché ognuno cantava un suo genere. Per dare una dimostrazione pratica poi che ci credeva o non ci credeva, noi la prima sera la gente cenava, dunque lei, mentre lei cantava, sentiva la gente magari chiamava il cameriere, il tintinnio delle posate e via di seguito. Signori, in questo giorno lieto ricevuti, rose. Devo dire, un'altra Italia, un'altra atmosfera, nessuna attesa. L'atmosfera goliardica, l'atmosfera semplice che si respirava nel salone delle feste del Casinò di Sanremo, che poi peraltro andava avanti per anni a essere la sede ufficiale dei cantanti. E beh, insomma, in realtà è fin troppo chiaro che poi da lì il fenomeno mediatico esplode. Però, se avete sentito, il meccanismo era semplicissimo: i cantanti erano degli interpreti. Cinico Angelini assegnava loro delle canzoni. Loro le dovevano interpretare e in fin dei conti erano, con rispetto dico, marginali rispetto alla canzone. La canzone era realmente protagonista, tant'è che uno valeva l'altro, un cantante valeva l'altro.
Beh, questo è sempre Togliani che racconta naturalmente retroscena. Avete sentito 20 canzoni sorteggiate, 250 erano in realtà quelle che si erano presentate per il rilancio della musica leggera italiana. Trovaioli già si era affacciato in quel 51 al Festival di Sanremo con una canzone chiamata Alba. E Togliani avrebbe dovuto interpretarla, poi non andò così. La storia del festival è punteggiata continuamente di queste rinunce, rifiuti, di queste non appartenenze. Vogliamo sentire la testimonianza di Achille Togliani? Il primo anno, adesso porto un esempio lampante, il primo anno quando noi ascoltavamo le canzoni sapevamo già che vinceva La signora Pizzi, che la canzone effettivamente era bella, però per noi la più bella era l'Alba di Trovaioli, che non si è nemmeno piazzata, ma musicalmente, come armonia e come tutto, Alba era più bella, l'Alba di Trovaioli. Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose. Ma le più belle. Insomma. Pier Bussetti, gestore del casinò di Sanremo, che naturalmente si rende conto, da imprenditore di quegli anni di ricostruzione, che probabilmente era stato fatto bingo. Si era arrivati a un punto di svolta nello spettacolo italiano. E questo è Pier Bussetti, proprio l'abbiamo preso da Radio Corriere. Giustamente prima in interfono con il maestro Bernardini riflettevamo sul fatto che lo stesso Radio Corriere, che era l'organo ufficiale della RAI, Radio Televisione Italiana, dedicava pochissimo spazio al Festival di Sanremo in quel 1951-52. 53 già comincia a essere differente, 54 tutte le canzoni cantavano nei lavatoi di tutta Italia, per strade, i tranvieri, nei bar, e così. Nel 55 arriva la televisione, a questo punto diventa un fatto internazionale materialmente, poi arriverà anche Eurovisione dopo. Questo è Pier Bussetti che ringrazia con queste parole in diretta radiofonica, tardi, molto tardi, e tutta Italia però sentiva. E loro non avevano ancora la consapevolezza che tutta l'Italia era inchiodata dalla radio e dal Festival di Sanremo in questa maniera. Beh, ringrazia così, con queste parole. Beh, un'Italia che poteva al Festival di Sanremo trasmettere il mercato di Pizzighettone, eh? Pier Bussetti. Desidero ringraziare la Radio Italiana per aver voluto organizzare qui a Sanremo il primo Festival della Canzone Italiana. Festival che ha un solo scopo, quello di valorizzare la nostra musica leggera portandola a raggiungere quel livello artistico ed espressivo che in ogni tempo essa ha sempre avuto. C'è mercato a Pizzighettone, ci sono più di 3.000 persone convenute dal monte e dal piano. Attenzione, oh miei signor, zitti tutti, non fiatate, ragazzino, fatti più in là. Io non vendo vitelli a tre teste, né cose indigeste, non sono un burbone. Signori, è un'altra Italia, il dottor Dulcamara che vende, a Roma si dice delle sole, delle fregature, il dottor Dulcamara. Che stranezza, veramente, che stranezza. E sul mercato di Pizzighettone, Nilla Pizzi commenta sulla canzone Grazie dei fiori. E Nilla che parla di se stesso, che bello riascoltarla, dai. L'hanno detto tutti i componenti dell'orchestra Angelini, più i miei colleghi Togliani e il duo Fasano. Erano tutti d'accordo che quella era la canzone più meritevole di vincere, e così è stato. Il liquore gli ha portato che i dolori fa scompare. Insomma, per noi è stato veramente un salto indietro nel tempo. Abbiamo ancora una manciata di minuti, io la voglio mettere a frutto, perché a questo punto un inno alla voce della radio.
con parolemie@rai.it per chi voglia entrare in contatto con noi, www.radio1.rai.it per chi voglia scaricare questa e o altre puntate dal sito internet di Radio Rai. Mentre sapete chi ascoltiamo? Ci fa piacere essere ben scaricati. Ascoltiamo Giulio Razzi, direttore dei programmi della Rai dell'epoca. Era un musicista, un conoscitore sopraffino del mestiere che gestiva. Giulio Razzi. Giovani, ma non tutte forti le canzoni inedite che, con adeguato consumo di sigarette, la commissione riunita alla RAI di Roma ha dovuto leggersi, ascoltarsi in disco, suonarsi. 20 si sono salvate, qualcuna diventerà famosa. Sanremo le varerà verso la celebrità. Su questa gara interroghiamo il direttore dei programmi della RAI. Maestro Razzi, come spiega lei il crescente successo e il sempre più vivo interesse del pubblico per il Festival della Canzone? Semplicissimo, il pubblico è avido di belle canzoni. E la RAI vi offre annualmente un torneo di campioni della canzone italiana. Il giudizio finale, in definitiva, chi lo dà? Unicamente il pubblico. Con il sistema delle votazioni da parte di giurie elette a sorte nella massa degli ascoltatori, la RAI dice al pubblico: queste risultano le migliori canzoni che gli autori hanno composto per questo concorso. Scegliete. E qual è il suo pensiero personale, maestro Razzi, sul festival? Il festival è una specie di incontro tra gli autori e il gusto intuitivo del pubblico. Tra i risultati positivi uno è certo: il progressivo miglioramento dei testi poetici. Il musicista ha così un più valido sostegno per la creazione di melodie destinate al successo. Grazie molto. Prego. Che nello stile della parola, della voce della radio, riecheggiava fin troppo da vicino lo stile dell'Eyer. Maestro Razzi, cosa ha intenzione di dichiarare alla stampa? Sembrava veramente di sentire la radio del ventennio. Le voci della radio. Le voci della radio. Dalla radio sono passate tante voci senza faccia. La radio non dà faccia, mentre la televisione talvolta fa perdere la faccia. Saccheggiamo un po' il Radio Corriere di quel 1951. 13 giugno, mercoledì. Il Messaggero di Roma costava 20 lire. Ho sotto gli occhi la pagina. Sa di antico, caratteri tipografici di una volta, dannatamente simili a quelli del ventennio, come la voce del resto che avete ascoltato prima nell'intervista al maestro Razzi. Apro le pagine degli spettacoli. Un trafiletto dagli appuntamenti della radio, stazioni prime in testa, poi Rete Azzurra, il programma nazionale, Rai 1, poi Rete Rossa, la Rete 2, erano i due canali corrispondenti alle due reti che vi ho detto, prima e seconda. Sulla Rete Azzurra, quindi noi, l'ammiraglia, Radio 1, 21:30, venne onda un giallo, Le avventure di Sherlock Holmes. Il protagonista è Ubaldo Bussa. Io non voglio dire di più chi è, sentiamo la voce. Bertil ha chiuso gli occhi e ha colto dal cielo una di quelle piume trasparenti che la tarda primavera ci lascia cadere tra le dita di uomini pigri. Sembra che abbia colto una favola, una leggenda, ma né favola né leggenda è nella piuma. E di lui, intorno a lui, non è leggenda. Bertil ha aperto la porta del mondo in una notte. Scusatemi, una nostalgia forte. Chi è Ubaldo Bussa? Ubaldo Lai, attore grande, tenente Sheridan per tutti. Questa voce era La notte di Bertil, un radiodramma di Gian Domenico Giugni in onda sabato 21, l'abbiamo detto, nel 59. Comunque erano gli anni 50 della grande radio. Io parlo ai più giovani, questa era la prosa della radio, quando la radio trasmetteva prosa, seria, con voci pulite, impostate, chiare. Non è un caso che Bertil, è la storia di un ragazzo curioso che si accorge di crescere in una notte, diventa uomo in una notte, sia interpretato da Claudio Sorrentino, doppiatore famosissimo, la voce di Mel Gibson. Fra le attrici c'era Gianna Piaz, e fra i bambini Giancarlo Nicotra, quello che poi diventerà il regista, che era poi la voce di Rin Tin Tin. Nicotra, la voce del capolare Rusty, non di Rin Tin Tin che era il cane,
il ripmaster era Corrado, Nicotra era la voce del piccolo caporale. E gli ascoltatori erano ipnotizzati da quelle voci, ci si fermava ad ascoltare quelle voci. Ubaldo Lai diventerà per tutti in televisione il tenente Sheridan in Giallo Club, trasmesso fino al 59 con il trionfo di quell'impermeabile di Ezechiele Sheridan. Che ricordi, che radio, che televisione. Programmazione seria come la Cavalleria Stucana, eccola. Sì, perché andava in onda la grande prosa, la grande lirica, la grande musica, questo era il palinsesto di Radio Rai, questo è il palinsesto della televisione quando nascerà. Sheridan, Ubaldo Lai, un attore grande, ma sacrificato in quel ruolo che lo imprigionerà per tutta la vita, vestito da quell'impermeabile bianco, simbolo dell'investigatore. Da quel momento era tutti gli investigatori avevano l'impermeabile bianco. Da sempre, pensate, tenente Colombo, Ubaldo Lai, il tenente Sheridan, attore altrettanto bravo quanto indissolubilmente associato dal pubblico a quell'impermeabile bianco. Mai logoro con l'andare del tempo, ma solo sempre più stretto. Disiecta membra e appunti sparsi da quel 1951. Noi siamo in linea, perché domani ci occupiamo di In Europa. Adesso c'è Onda Verde, poi indovinate di che parliamo dopo, aspettando Sanremo con Gian Maurizio Federaro. Quindi la linea va loro, da Radio 1, naturalmente con parole mie. E grazie ancora che in questo giorno